Comitinici del Natale, l'inaugurazione del villaggio natalizio. Nel pomeriggio la volta della fiera enogastronomica e dei mercatini natalizi. Proseguono le visite alla casa di Babbo Natale. Ascoltiamo in proposito il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, al microfono di Gaetano Ravanà. Sindaco, si è cominciati con questa prima giornata di Comitini Città di Natale, è già un gran successo anche di pubblico. È stato già un gran successo, abbiamo iniziato con l'inaugurazione della casa di Babbo Natale e adesso stiamo continuando con la sponsorizzazione dei prodotti enogastronomici della nostra provincia. Oggi la prima giornata è andata veramente bene, tantissime le persone, ci aspettiamo domani tanta affluenza di persone visto che domani verranno inaugurati anche i mercatini di Natale. Comitini Città del Natale, inaugurata la mostra di presepie dell'arte curata dall'AICS, presenti i vertici dell'Associazione Agrigentina, presieduta da Giuseppe Petix. Gaetano Ravanà. Subito un grande risultato per i presepi organizzati a Palazzo Bella Gera a Comitini nell'ambito di Comitini Città di Natale. Abbiamo bandito un concorso aperto ad artisti, ad associazioni e a scuole per poter esporre nell'ambito di questa manifestazione dei presepi. Ognuno di loro ha dato un significato al presepe che ha esposto, un messaggio che viene dato ad ognuno di noi, non soltanto con la tipologia di materiale che è stato utilizzato, ma proprio anche per il tipo di contenuto che il presepe vuole manifestare. Da quando c'è stata la pandemia un po' l'attività si era abbassata di molto, adesso la CSR si rilancia in grande stile anche nel settore arte. Esatto, abbiamo deciso infatti di dare comunque voce a quella che è l'arte con il concorso che abbiamo predisposto per dei presepi, appunto per questo, perché per tanto tempo siamo rimasti un po' bloccati e l'arte credo sia fondamentale, importante per i bambini, i ragazzi, ecco perché abbiamo deciso di coinvolgere associazioni e scuole per la realizzazione di questi presepi artigianali. Comunque gli artisti sono sbizzarriti con diversi materiali di riciclo e per noi è grande soddisfazione aver trovato comunque organizzato questa bella manifestazione qua a Comitini.